sia quel sogno che sei. Fratelli e sorelle, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo mio nuovo video, il nuovo pronostico FIFA 17, l'ultimo pronostico FIFA 17, perché dopo la sosta i pronostici saranno ovviamente con FIFA 18, che è uscito ieri. Settima giornata Serie A, Team Atalanta-Juventus, una partita ostica, difficilissima, e quindi, come sempre, fino alla fine, vamos Juve e buon divertimento! Fratelli e sorelle, benvenuti quindi allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, Bergamo, Atalanta-Juventus, settima giornata Serie A Team. Vado subito con la formazione della Juve: in porta Buffon, difesa con Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Matuidi, Quadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain. I ballottaggi dovrebbero essere tra Benatia, Alex Sandro e Quadrado, che dovrebbero essere in vantaggio su Rugani, Asamoah e Douglas Costa, ma essendo un pre-sosta, secondo me Allegri di turnover ne farà pochissimo, anche perché l'Atalanta è avversario di tutto rispetto. Ricorderete passata stagione il rocambolesco 2-2 sul finale, dopo che eravamo passati in vantaggio con i bergamaschi. Intanto attacca subito la Juventus con il Pipa, tenta di liberarsi per il tiro. L'anticipo da parte di Benatia, che serve Matuidi. Bentancur dovrebbe essere lui in campo per rilevare Pjanic, che è, come sapete, infortunato. Rientrerà sicuramente dopo la sosta. Tra l'altro, nella Germania non partirà neanche Khedira, per sempre i problemi al ginocchio. Attenzione adesso qui Quadrado che va a pressare, la palla finisce sul fondo, riparte quindi Berisha, il tocco vicino verso Palomino, va al pressing, Higuain costringe Palomino a spazzare in foro laterale, il tocco verso Quadrado, il tocco per Dybala, sinistro, palo, Matuidi, Berisha, incredibile sinistro da parte di Dybala, un palo pazzesco, caspita fai Quadelio, porco Giuda. E poi Matuidi non è riuscito a ribadire, a porta praticamente sguarnita, grande palla gol per la Juve. Intanto attenzione perché c'è questo pallone che viene lanciato in profondità, il Papu Gomez, va, attenzione, il pallone che spiove, non c'è nessuno qui! Ma che ha fatto? Ha fatto una roba contraria ad ogni fisica, Atebur, non so quello che era, ragazzi, ce la rivedremo dopo. Che caspita era? Allora, attenzione, intanto l'Atalanta ha fatto una roba contraria ad ogni fisica. Tanto attenzione, Lich, se ne va Lich, viene fermato da Spinazzola. Sarà quindi fallo laterale per la Juventus. Attenzione a Lichtsteiner, che qui fa un errore abbastanza grossolano, praticamente fa ripartire l'Atalanta, ma lo stesso Lich rimonta due volte su Spinazzola. Sarà fallo laterale, il tocco ancora, attenzione, per via centrale l'Atalanta, cerca qui l'anticipo che non c'è da parte di Matuidi, quindi l'ottimo recupero da parte di Super Marione Mandzukic, che serve Alessandro, il tocco per Dybala per via centrale a cercare Bentancur, ottima questa ripartenza da parte della Juventus con Quadrado, viene anticipato da Spinazzola. Sarà fallo laterale per la Juventus. Attenzione Lichtsteiner per vie centrali. Bentancur
ancora a cercare Lichtsteiner che cerca Cuadrado, l'anticipo però da parte di Spinazzola. Può ripartire l'Atalanta con lo stesso Spinazzola che se ne va sull'out di destra. Attenzione, pericolo qui, attenzione, bello questo pallone dentro, l'imbucata per Spinazzola, non chiude Chiellini, la chiusura però ottima la fa Alex Sandro, grande la diagonale qui, attenzione, c'è Cuadrado che cercava l'imbucata di Dybala, quindi Benatia. Facciamo un po' d'ordine, bellissimo questo pallone ancora per Lichtsteiner, Lichtsteiner che cerca ancora Cuadrado, non si concretizza il tentativo di triangolo tra i due, quindi c'è la chiusura da parte di Chiellini, ancora Lichtsteiner che cerca Dybala, 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 non salta l'uomo, ancora Dybala, il tocco ancora per Cuadrado, 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 il cross, l'anticipo imperioso da parte di Caldara e quindi attenzione ancora Cuadrado che va a disturbare Mandzukic. C'è stato l'anticipo, ancora Higuain che va a rimpallare questo pallone. Può ripartire l'Atalanta, c'è però Bentancur dentro per Dybala. Dybala che viene a difficoltà nel controllo palla e quindi viene però recuperato. Attenzione dentro, destro di Dybala, Berisha in calcio d'angolo. Grande palla gol per la Juve. Batte Dybala, cerca Higuain, già sono stravolto e c'è ancora un tempo e devo fare la telecronaca. Attenzione Dybala, Dybala, Dybala cerca Bentancur, calmati Delio, il tocco verso Matuidi che serve anche Lichtsteiner, bellissimo qui questa imbucata da parte di Lichtsteiner, dentro il pallone anticipato Bentancur da Masiello, ancora calcio d'angolo per la Juve, batte Dybala, colpo di testa, il salvataggio sulla linea da parte di De Ron. Incredibile, ancora la palla gol costruita dalla Juve su azione di calcio d'angolo. Adesso però attenzione perché siamo sbilanciati, c'è l'ottima però copertura da parte di Alessandro, fa ripartire la Juventus, ancora Alessandro servito da Matuidi, il tocco dentro per il Pipa, il Pipa, il Pipa, il Pipa, Berisha, incredibile ancora il cross, la palla che spiove sul fondo, sul fondo, sul fondo, incredibile ancora. Ah, qui c'era goal line technology, addirittura lo rivediamo, non era gol. E si riparte quindi con questo pallone che viene rilanciato dal fondo, il rinvio Chiellini, il colpo di testa. Ancora Dybala, Cuadrado dentro per Higuain che serve Matuidi, sinistro Berisha. Ancora incredibile Berisha. Va Dybala. Finisce mai sto primo tempo sul fondo. Colpo di testa di Higuain. E riparte quindi l'Atalanta. Finisce il primo tempo. Vado subito con la ripresa, fratelli e sorelle, abbiamo avuto una marea di occasioni. 6 tiri in porta e non sono riuscito a sbloccarla, incredibile. Partiamo subito in mantinente perché il tempo vola. Matuidi, il tocco verso Mandzukic che cerca ancora Higuain, 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 il tocco dentro ancora per Super Marione Mandzukic, Mandzukic mette dentro, c'è qui un fallo, c'è un fallo Masiello, è inutile che ti lamenti perché l'hai fatto, muto e te becchi il giallo. Muto Masiello, muto, attenzione, calcio d'angolo per la Juve, va Dybala, la palla in area, dentro Alessandro, Alex Sandro, e passiamo in vantaggio al minuto numero 47, sinistro di Alessandro all'incrocio dei pali, rivediamocelo perché è un super gol di Alessandro, fulminato Berisha, vamos Juve! Meritatissimo il vantaggio della Juve dopo le incredibili occasioni che abbiamo avuto nella prima frazione di gioco, la sblocco finalmente con Alex Zigzag Sandro. Intanto attenzione perché l'Atalanta riparte subito, ma perché ti fai saltare così, perché ti fai saltare così Chiello? Non era Chiello, era Lichtsteiner. Comunque riparte Buffon, il tocco verso Chiellini che serve lo stesso, sempre Alex Sandro, il tocco per Mandzukic che cerca ancora Higuain, Higuain si destreggia, viene però fermato, attenzione,
questo pallone ancora sul quale cerca l'interdizione Matuidi. E c'è poi lo scontro tra Mandzukic e un giocatore avversario che rimane a terra. Intanto Masiello che pesca in profondità. Atebor non riesce l'anticipo. Attenzione dentro! Buffon! Buffon poi la riprende. La palla era rimasta pericolosamente lì. Ho visto la Go Online Technology che non avevo mai visto a FIFA. È stata un'emozione. Intanto Alexandro sulla corsa per Matuidi. Matuidi, Blaise, Blaise, metti da dentro per Higuain. Male, male, l'ha messa male. Berisha in uscita, recupera e riparte quindi l'Atalanta. Attenzione, bello questo scambio sulla mediana. Quindi il pallone sul quale interviene ottimamente Chiellini. Buffon serve Lichtsteiner, il tocco per Bentancur sulla corsa per Cuadrado che cerca Higuain che viene anticipato, cerca ancora il pressing Higuain, c'è quindi Masiello che si destreggia sulla tre quarti campo, poi andrò con le sostituzioni, qui l'ottimo anticipo da parte di Benatia e allora faccio i miei caspita di cambi, sto facendo una fatica ragazzi che voi non avete idea. E vediamo quindi il cambio, lo facciamo a centrocampo con Sturaro per Bentancur e poi come al solito cambio tutti e due gli esterni, Costa per Mandzukic ed il Berna per Cuadradone. E andiamo subito, velocissimi, torniamo alla partita. C'è questo calcio d'angolo, sostituzioni fatte, suppongo, attenzione, ognuno il suo. Ad ognuno il suo, la palla che spiove Dybala, il grande anticipo. Quindi Higuain, guarda Douglas Costa, The Flash, The Flash, The Flash, The Flash, The Flash sull'out di sinistra, ancora The Flash, ancora The Flash, ancora The Flash. La palla che finisce sul fondo. Vabbè, questa non l'ho capita, comunque. Viene ammonito Douglas Costa, non ho capito il caspita di perché. Comunque. Il pallone che viene rilanciato, attenzione a Freuler, 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 Freuler dentro, e l'imbattezione, l'errore incredibile, sul fondo il tiro di Cristante mi era parso, mamma mia. Chiellini ha fatto un buco, intanto ottimo questo pallone ancora per The Flash, The Flash, The Flash. The Flash, Massiello lo chiude in fallo laterale, il tocco verso Alex Sandro che cerca Blaise dentro per Sturaro, Sturaro, Lich, attenzione Dybala, Dybala, buono il pallone per il Berna, il Berna, il Berna, la palla in area, Berisha, la palla finisce credo in calcio d'angolo, così è, batte subito Dybala. La palla in area, colpo di testa di Chiellini e Berisha. A vita facilissima. Riparte lo stesso il tentativo di colpo di testa di Benatia. Intanto Matuidi stava per le terre. Non ci sto capendo più una beneamata ceppa. Fratelli e sorelle. Ancora Bernardeschi, qui ottimo l'anticipo. Attenzione a Caldara che si destreggia, mette poi questo pallone in fallo laterale, batte come al solito ancora Bernardeschi, quindi Dybala dentro per Higuain, Higuain per The Flash, The Flash per Higuain e poi Blaise, ancora la palla che resta lì e la prende Berisha, incredibile, incredibile, la reattività di un, non lo so, di un bradipo thailandese su quella palla che stagnava sul cerchietto, fatto sta che l'Atalanta è ancora viva. Sturaro, ancora il tocco ottimo per The Flash che serve Higuain. Guarda qui il pallone per il Berna. Il Berna destro, sinistro del Berna. Para Berisha. Incredibile la sequenza di palle gol per la Juve. E sto soltanto 1-0. Non sono cattivo sotto porta, intanto la chiusura da parte. Attenzione, perché fai questo? Perché mi hai fatto questo? Forse perché gliel'ho detto io. Il colpo di testa, attenzione, pericolo! Pericolo, Chiello! Chiello, il tiro Buffon, questo era facile. 88, 88 sul cronometro. Blaise, il tocco ancora per Douglas Costa.
che serve Higuain. Higuain portala via il più lontano possibile, bello questo pallone di Higuain che poi mette dentro il colpo di testa di Dybala e la parata di Berisha, incredibile. 90 scoccati, dovrebbe chiudersi qui questo pronostico FIFA, invece l'arbitro fa ancora giocare, qui spazza via Gigi e finisce qui. Sono praticamente abbonato agli 1-0 sui pronostici FIFA, ma sta di fatto che la decisa quest'uomo qua, Alex Sandro. Atalanta 0, Juventus 1, speriamo ovviamente, come sempre dico, che domani sera questo sia uno dei risultati papabili, comunque uscire dall'Atleti Azzurri d'Italia con una vittoria, battere l'Atalanta. Abbiamo ammirato anche la Goal Line Technology proprio all'ultima partita con FIFA 17, vi ricordo che dopo la sosta arriva FIFA 18 per i miei pronostici FIFA. Non ho altro da dirvi che ci vediamo al video post partita mentre ammiriamo questa incredibile, questo incredibile palo di Dybala. Vi saluto al post partita e come sempre fino alla fine, vamos Juve! Ciao a tutti!